Ciao a tutti, volevo farvi vedere una montatura che viene usata nello spinning alla spigola, in fiume e anche nel bass fishing. Si chiama Double Rig, è una montatura che praticamente consiste in avere due esche sulla solita lenza, che quando noi andremo a cercarle queste avranno un movimento a incrociarsi, a sbandare, hanno un movimento irregolare che insospettisce tanto il pesce. Prima di tutto, per fare questa montatura abbiamo bisogno di due girelle singole, due ami offset, la misura va in base alla dimensione dell'esca. Avremo bisogno di due pesciolini, l'importante è che abbiano la codina dritta. Non vanno bene quelle con la codina a paddle, perché andranno a fermare il movimento della nostra esca. Andiamo a legare la nostra girella. E poi leghiamo il primo amo. Ok, fatto il primo, procediamo con il fare il secondo, che verrà più corto rispetto all'altro. Partiamo con la girella. Adesso prendiamo più o meno la misura, magari facciamo una decina di centimetri di differenza dal primo e il secondo. Andiamo a legare il secondo amo. Con un semplice nodo, non importa fare nodi stranissimi. Adesso andiamo a montare la gomma. In questo tipo di amo, l'amo offset, che viene usato principalmente nel bass fishing ma che può essere anche usato per altri pesci, praticamente bisogna entrare dalla testa, uscire subito da sotto la pancia, fare scorrere. Poi dobbiamo prendere la lunghezza dell'amo sulla nostra gomma, prenderla di riferimento col dito e andare a forarla da parte a parte. Un piccolo dettaglio, io consiglio sempre di infilare la punta dell'amo sotto la schiena della gomma, che questo ci serve tanto in caglio. Dobbiamo prendere la pancia della gomma, tirarla un peletto verso l'altro e poi lasciarla andare. Adesso noi avremo un'esca completamente anti incaglio. Ora montiamo anche il secondo. Solita procedura. Adesso prendiamo lo spezzone più corto e lo andiamo a legare alla lenza madre. Questo più corto deve essere scorrevole. Adesso andiamo a legare il secondo spezzone, quello più lungo, sempre col solito nodo. Il nostro innesco è finito, si presenterà così. E adesso lo andiamo a provare in vasca. Il recupero può essere svolto a piacimento da persona a persona. Possiamo recuperarlo lentamente facendolo giocare sul fondo, potremmo recuperarlo un pochino più veloce a galla, cioè a mezz'acqua, oppure possiamo anche farlo lavorare proprio a galla, come se fossero due pescetti che scappano da un pesce in caccia. Oppure possiamo recuperarlo velocemente a galla con qualche colpo di gimino, imitando qualche pesciotto che scappa.